farà una pasta meravigliosa, buonissima, gustosa, per quelli proprio che piace la roba buona. Siete come me? Allora piacerà pure a voi. Allora, farò una candela spezzata con verdure di campo, pomodori del pendolo e totali. Che bontà, ragazzi. Totanitica, che bella. Allora, partiamo subito che cosa? Con le verdure di campo. Camera Puma ha toccato e ha detto, mi sono pure pizzicato, mi sono pure le punte, ha detto. Questa roba non stavo mangiando. Allora, ramoracci, crispigni, bieta selvatica, voragine. C'è quello che tante volte noi calpestiamo e non ci facciamo caso quando andiamo a mezzi campi. E invece potrebbe essere divertente raccoglierlo e poi mangiarlo, perché è buonissima. Quindi, acqua in piena ebollizione, salata. E cominciamo a buttare le nostre verdurine, guarda, guardate che belle, guardate quanto sono differenti, guardate, qua ogni cosa che mangi ha un gusto diverso. Ah. Spingo le a fuoco un pochettino, giù, 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 gli diamo una bella cotta, poi andiamo avanti con la nostra salsetta. Allora, mettiamo subito l'aglio. Senza aglio, Max, dove vai? Max, ecco qua. E poi oggi ho questo olio nuovo, olio Sapora. Siamo a Tarano, e vicino Rieti. E quest'olio è un monocultivar, e le olive sono carboncella, gli olivi. Biologico, molto buono. Allora, faccio andare così, come ci piace a noi. Slow, slow, lento, lento. Manco in italiano, sono buono a parlare, parlo in inglese, vai. Lento, lento, così, piano, piano. Piano, piano vuol dire fuoco, medio, induzione, a metà potenza, ok? Che bontà, una bontà, una bontà. Questa ci sta mia madre, Fiorella, impazziva. Eccole qua, guarda, buonissime. Scoliamo bene. L'acqua non si butta. La useremo per cuocere le candele spezzate. Le candele spezzate sono una pasta di liquori, IGP, Gragnano. Pasta essiccata lentamente a medio-bassa temperatura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con le basse temperature manteniamo tutte quante le proprietà del grano lì. Non evaporano, ok? Questa fa la differenza proprio tra le paste, ok? È importantissimo. Ho levato l'aglio, eccolo qui, tiro fuori dal fuoco e mi preparo le cose che dovrò mettere qui dentro. Quindi abbiamo i nostri totanetti, guardate che meraviglia, guardate. Ah bello, come stai? Tutto a posto? Allora, guardate che bello, sono carinissimi. Allora, questi sono già tutti quanti puliti, mi sono fatti pulire dal mio pescivendolo di fiducia, vedete? Così. Allora, però noi che facciamo? Gli diamo una tagliatina, quindi facciamo così, prima i tentacoletti, ok? La pescivendolo di fiducia me la lascia per dente, il dentino. Guardate, questo qui è il dente, ok? Gli è sfuggito, va tolto perché è un po' duretto da mangiare, ok? Poi, striscioline, perché i totani non sono tanto apprezzati? Perché hanno una problematica, che sono un po' più duri dei calamari, quindi... Però quando sono così piccolini non necessitano di tanta cottura, rimangono belli morbidi, ok? Invece quando li comprate grandi dovete cuocerli un pochino di più, però vi posso assicurare, buonissimo il totano è buono, sia piccolo che grande, a secondo quello che ci deve fare, è buonissimo. Qualcuno avrà sicuramente notato, ma come non tagli sul tagliere di legno? Perché non voglio fare impregnare di odore di pesce il tagliere di legno che assorbe per quanto sia. Adesso vi faccio vedere come si puliscono. Faccio così, taglio, ok, mi sono lasciato soltanto uno sporco e farvelo vedere. Poi che faccio? Tolgo tutto questo interno, vedete? Così, zacchete. Poi se non voglio, allora questo poi faccio vedere dove sta il dente eccolo qua, vedete? Faccio così, lo levo, eccolo qua, bello di casa. Allora, quando è fresco, i polipi, le seppie, i totani, sentite quasi che le ventosette vi attaccano sulle dita. Questo è freschissimo, questo pesce. Ok, perfetto, do una sciacquata. Eccoci qua, pronti. Taglio così. Adesso rimetto sul fuoco come prima, a 6, medio. Guardate che meraviglia, sono i pomodori al pendolo, guardate che belli che sono. D'inverno o questi o un gran pelato buono,
altri pomodori no, d'inverno, ok? Noi siamo quelli della stagione, noi ci teniamo alla stagione. Taglio tutti quanti a metà perché sono schizzo dappertutto. E cominciamo a fare la salsa. Metto prima i totani. Li facciamo ben rosolare in padella. Allora, adesso tireranno fuori un pochino di acqua. Voi mescolate bene. E poi qua, io già mi sono preparato un bel becchino di vino rosso, di Cesanese, del mio amico Stefano Imperatori, che saluto, ciao Stefano. Un concetto molto. Non credere alla stupidaggine che dovete usare il vino cattivo per cucinare, mai. Si usa il vino che si beve. Vado? No, ancora un pochetto, facciamolo attaccare bene. Fuoco altissimo in questo momento. Com'è? Come sei? Fammi un po' sentire. Vai, fumo un po' di vino. Vedete qua il fondo? Si è pulito tutto. Eccolo qua, mamma mia che robetto. Solo qualità. Grandi prodotti italiani, ragazzi. Metto i pomodori adesso a questo punto. Yeah, vai. Schiacciamo. Un profumo c'è. Ma un profumo, yeah. Guarda che roba semplice, bella però, guardate. Sì, con tutte le buccette, perché è tutto buono sto pomodoro. Allora, poi, oh, la pasta, la buttiamo. Allora, candele spezzate. Guardate che bella, liscia, però ruvida. Non è rigata, però guardate quanto è ruvida questa pasta. Quindi che significa? Che è trafilata a bronzo. Quindi, che vuol dire? Che succhia la pasta, la salsa, bella, si attacca, ok? Acqua in piena ebollizione, vedete quella delle cotture delle verdure. Metto, quante ne mettiamo? Quante ne caliamo, ragazzi? Chi viene? Dai, il primo che mi dice che viene, invito pure lui, dai. Boh, un pezzetto d'aglio, mi serve. Lo schiaccio come piace a noi. Vado così, poi riaccendo un altro pochettino. Non ho messo ancora mai sale, eh. Adesso a questo punto impazziamo, perché faccio così. Quanto scotta! Guardate, taglio grossolanamente, così. Ok? E metto qui. Mamma mia, ragazzi. Aggiungo un altro pochetto d'olio. L'olio buono non fa male, l'olio cattivo che fa male. Aggiungo un po' di acqua di cottura della pasta, così. Così tengo morbida la salsa. Fammi sentire. Buono. Un'esplosione di sapore tra il totano, tra la verdura, buonissimo, il pomodorino. E mo' aspetta che arriva la pasta. Ok. Metto un pizzico di sale, poco, mi tengo molto, un po' di ricchietto devo stare col sale, ok? Abbasso, proprio basso, 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 e andiamo a vedere la pasta. Questa pasta che c'ha? Che buona proprio, si sente, c'è la sostanza, e poi è fatta con passione. Accendo al massimo, e io adesso faccio insaporire queste candele spezzate. Guardate, non se ne è rotta nemmeno una. Tengono la cottura in un modo perfetto. Però io ho una cosa che è facoltativa, ma vi devo dire che sta molto bene. Yeah! Ecco qua. Nduja di nero dell'Aspromonte, di nero del maiale nero dell'Aspromonte, eccezionale. Questo è un regalo che mi hanno fatto quando sto giù in Sila. Mamma mia, guarda qua, guarda che roba. Questa è proprio fatta roba fatta a casa. Guardate qui. Mamma mia, guarda che spettacolo. Vado così. L'anduglia non va cotta, ok? Quindi adesso la riscalderemo solo un pochino. Manteghiamo. Mamma mia, che roba, ragazzi, che piatto. Allora, qualcuno di voi sicuramente avrà notato, perché siete in gamba, questi sono piatti unici. Andiamo sempre di fretta e con un piatto mangiamo tutto. Primo, secondo e contorno. Guarda che spettacolo. Un altro po' di acqua, poca poca. Leggermente vedo un po' plaffo. Vado, eh. Anzi, che meraviglia. È cascato uno dei tuoi? Buono. Piatto.
Oggi abbiamo il piatto, quello un po' frufru, eh? Impiattiamo. Guardate che meraviglia. Poco, poi qui a me, per me. Ecco qua. Eccoci qua. Cioè, gente, quando ti senti male, non vedi l'ora da assaggiarla, da provarla. Io mo te provo, ti voglio provare. Ti voglio mangiare tutta, bella. Una bontà, ma non grazie a me, grazie a questi prodotti semplici ma eccezionali. Rifatela, un piatto unico fantastico ed è anche economico. Alla salute di tutti quanti noi, vi voglio bene, i like, i commenti, fatemi divertire pure a me. Un bacio. Che bontà.